Non posso mentire a Federico. Se non dico la verità su Delfino e Pedro, non me lo perdonerò mai. Ma che carogna quella ragazza! Che carogna! È incredibile! Permesso, Flor, ti posso parlare? No, 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 non le basta essere una carogna. Viene anche a fare la vittima con me. Non la voglio sentire, per favore, se ne vada, mi vergogno per Ascoltami, lei. prima di giudicarmi. No, per favore, ascoltami. Ho sempre sognato di essere sua moglie, davvero. La sua principessa, la sua regina, la madre dei suoi figli. Oh. Però da un po' di tempo mi sono resa conto che pensa a un'altra. E io lo accetto, eh. Soffro moltissimo, ma lo accetto. E tutti i giorni della mia vita lo guardo negli occhi cercando di trovare un po' d'amore. E non c'è niente. Non c'è mai niente per me. Io sto aspettando un figlio da lui. E lui pensa a un'altra. Se è davvero così, avrebbe dovuto lasciarlo. Non bisogna far soffrire la gente. Da quanto tempo esce con Pedro? No, questa è stata la prima volta. Lo so, tu hai ragione, mi sono comportata male, merito il peggiore dei castighi, ma mi sentivo sola, non so cosa mi sia successo. Volevo sentirmi bella, apprezzata, amata, consolata. Ma io non lascerò Federico, non lo lascerò mai perché è l'uomo della mia vita e lo amo con tutta l'anima. Come no? Si vede da lontano. Ma io sono preoccupata per il mio bambino. Tutta l'angoscia che sentirà questo piccino. Questo non c'entra. Lei non doveva mettere le corna a Federico. Che hai detto? Tu stai piangendo. Perché piangi? No, no, Che ma che cos'hai? dici? Ah, sta piangendo, sì, perché. Hai visto che succede alle donne incinte, gli ormoni? Poverina! Niente, sono cose che succedono Niente, alle donne sto incinte. bene. Ah, va bene. Sto bene, sto bene. Ti ringrazio moltissimo, Florencia. Qualunque cosa tu faccia o dica. Cosa le prende? È Che impazzita! vuoi, Franco? Ha chiamato il produttore. Che bello. Basta, Flor, non trattarmi così, basta. Ricordi cosa ci aveva promesso? Ci farà suonare in un programma televisivo. Non dici niente, è una grande opportunità per tutti noi. Che cosa vuoi che ti dica, Franco? Sei un bugiardo schifoso e poi non posso uscire di qui, lo sai. No, io ho già parlato con Greta, è tutto a E se posto. tuo fratello ci scopre, se se ne accorge, mi spedisce in No, Antartide. Federico non vede la televisione, tranquilla, per favore. E poi i ragazzi del gruppo ci ammazzano, lo sai, no? Se li facciamo rinunciare, ci ammazzano. Cosa ne dici? Sì, ok, d'accordo, andiamo. Non mi importa se si scopre tutto, sono veramente stufa di tutte queste bugie. È Delfina che è una vera strega. Mentre Certo. Flora è una regina. Certo, è come una mamma buona. Ecco, se le metti a confronto non ci crederà, perché Flora è una santa, mentre Delfina. Sta con l'autista. Scusate, Giusto. come? Come? Sì, ha capito bene. Si baciano di nascosto, Certo, si lei è come abbracciano, la madre, escono si fa insieme. solamente odiare. Sì, una volta ci ha fatto mettere dei libri sulla testa e ci ha fatto camminare tutti Sì, non so così. che cosa faccia di nascosto quando viene quella specie di fidanzato. Ma Lala ci caccia via e noi tre restiamo sempre da soli, Sì, e una davvero. volta ci ha minacciato perché gli abbiamo fatto uno scherzo, sa? E ci ha detto che sarebbe andata da Federico, che lo avrebbe detto a Federico. È tutto vero. E quello scemo le crede, Sì, ma perché è uno quando Federico scemo. aprirà gli occhi le darà un calcio in Zitta, testa. Dominique! Lei è un dottore? Beh, sono laureato, sì, sono Ecco, dottore. l'unica cosa che le streghe hanno di buono, ragazzi, diciamo la verità, è che possiamo far loro di tutto e Esatto, ridere. siamo noi tre a fare giustizia in casa nostra. I tre giustizieri! Peccato che Federico stia soffrendo tanto. È un po' tonto. E perché Già. un po' tonto? Io direi tonto del tutto. Adesso glielo spiego io, dottore. Il fatto è che lui è innamorato di Flor, ma non può Sì, dirle niente perché giusto. Delfina gli fa credere di essere incinta, capisce? Cosa, scusate? Come gli fa credere di essere incinta? Io non ci credo, le streghe non possono avere i figli. Esatto, Si sa e che le loro non fate? possono. Lo Dici per le Cosa? fate di Flora? Certo! Questo non lo so, ma le streghe non possono avere Brava, figli. Non possono giusto, averli. così. Giusto, dottore, è Sì, vero. no, non lo so. Sì, forse. Non lo so, non lo so, non lo so. Flora, Flora, Esco, sono aspetta. d'accordo con Greta. Shh, Che c'è? aspetta. Perché? Aspetta, devo chiederti una cosa. Mi spaventa. Shh.
Che cosa succede? Me lo dica. Va tutto bene, va tutto bene. È che ti ho visto un po' giù e... volevo solo sapere se stai bene, se per caso... Franco ti ha fatto qualcosa, vero? Scusami, non posso... averti vicina e non toccarti. Stai bene? Cosa c'è? No. Devo andare. Che stupido. Che nervoso. Sei pronta? Flor? Cosa? Cos'hai? A che pensi? Mi chiedi cos'hai? Che cos'ho? Come puoi chiedermi che cos'ho? Sai che cos'ho? Non sopporto i tradimenti. Uno magari pensa di sposarsi con una persona, di avere figli e un sacco di cose. Calma. E quella persona lo tradisce ed è una cosa davvero orribile. Non lo sopporto, capito? Lo dici per me? Salve! Benvenute, cari amiche, e benvenuti anche a voi, cari amici. Siate i benvenuti a Cisme Actualidad. E nel programma di oggi abbiamo tanta attualità. Beh, scusate la ripetizione, ma per iniziare il canale 222 è super orgoglioso di presentare... come se fosse entrato il sole dalla finestra, come se il cielo cosparso di stelle si stesse illuminando, perché qui, presente nei nostri studi, c'è Florisienta e la sua band. Applausi a volontà, per favore! Eccoti qui, ti ho cercato ovunque. Che Ciao. Succede? Vuoi davvero sapere che succede? Non mi tolgo Florenzia dalla testa. E sono convinto che Franco abbia fatto qualche idiozia. Mattias, tu credi davvero che Flor lo ami? Vuoi sapere che cosa penso? Che tu abbia già abbastanza problemi con quella strega della tua fidanzata per pensare anche ad altre non cose? Non riesco a non pensarci. Scusa, anche tu chiami strega Delfina? Voglio dirti una cosa e scusami se mi intrometto, ma... Delfina è cattiva, Federico, e te lo dico come amico, io te lo devo dire. Senti, dimmi quello che vuoi, ma i problemi che io ho con Delfina li risolvo da solo, è chiaro? Anch'io devo risolvere i miei problemi con Delfina, Federico, e volevo proprio parlarne con te, volevo... Ti voglio dire una cosa prima che Delfina si metta in mezzo a noi e... È una cosa molto grave? No, grave, grave non lo è, però... Allora, guarda, se non è così grave, ti prego, non dirmela adesso. Meglio parlarne in un altro momento. Voglio rilassarmi un po' davanti alla TV. Ok. Ti ho portato un tè, mammina. Grazie, amore. Adesso ti senti meglio? Più o meno, piccola, un pochino meglio. Meno male. Sono certa che Florenzia non dirà nulla. Devo solo anticipare le nozze in modo che non si noti il pancino. Sicura che Sofia sia in TV? Che ne so, mi ha detto di sì. Guardiamo. Puoi toglierti di mezzo, per favore? Tu sei proprio una dea, Florisienta. Grazie. Vieni qua, resta con noi. Franco, anche sì, tu, sì, accompagnaci in salotto. Di qua. Sono furiosa. Sì. Ma perché sei arrabbiata? Ma dimmi, cosa dice la tua famiglia? Ecco la telecamera. Bello. Vieni qui. Cosa dice la tua famiglia del fatto che hai lasciato il tennis per essere il bel manager di una band? Cosa vuoi che dica la famiglia? Che è orribile, che i tradimenti si pagano? Flor. Insomma, che cosa vuoi non che dica? Puoi dicano? Smettere, per favore, ti ho già chiesto scusa, Flor. È inutile, non c'è niente. Per favore, cosa? Proprio niente. Ti ho chiesto scusa. Cosa? Ti prego, ti ho già detto che ti amo. No. Ti prego, scusami, amore mio. Amore mio, ti ho chiesto scusa, che altro devo fare? Potresti spiegarmi a che cosa serve tanto amore se poi alla persona che ami metti delle corna grandi così? Ma come vuoi che ti chieda scusa, in ginocchio? E non fare la sceneggiata, quello che mi fastidisce è il tradimento, la mancanza di rispetto, la bugia.
La Carpito è andata in televisione a dire che io metto le corna a Federico. Spegni subito, amore. Santi Jean, vengo da te. Aspettami con le braccia aperte. Oh. Ma non è la fine del mondo. Adesso dimmi che cosa ci fanno Florenzia e Franco a litigare in televisione. Stiamo a sentire un attimo, perché è una cosa positiva, così ora sappiamo che succede. Aspetta. Amore mio, non ascoltare quello che sta dicendo. Non so di cosa stia parlando. Chiudete la bocca. Regia, togliere il collegamento. Passiamo alla pubblicità. Torniamo subito. Ora che c'è la pubblicità, dimmi cosa succede. Delfina, parla chiaro, per favore. Non è come dice lei, non è come dice lei, non è come dice lei. Vuoi parlare, per favore? Che l'hai preso? Che l'hai preso? Che ne sai? È svenuta, perché non la prendi tu? Ma che cosa vuoi che le faccia? Perché la dai a me? È la tua ragazza, stendilo da qualche parte, forza. Forse ho gridato troppo. Non lo so. Chiama sua madre.